Ed eccoci rientrati in studio per la seconda parte di Fuori dal Coro dedicato al talk show. Abbiamo sentito quella prima parte del faccia a faccia con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per parlare di sanità e di piano di riordino ospedaliero. Adesso parliamo con altre autorevoli voci, quelle che vivono direttamente a stretto contatto con i pro e i contro di questa sanità pugliese e con il piano di riordino. Prima però di entrare nel merito, appunto, vi presento gli ospiti in studio, cominciando da Dino Del Vecchio, presidente Ordine Medici BAT, Giuseppe Papagni, presidente Ordine Infermieri BAT, il consigliere regionale nonché coordinatore regionale di Direzione Italia, Francesco Ventola, e infine Saverio Andreula, presidente Ordine Infermieri di Bari. Benvenuti innanzitutto. Prima di cominciare questo ampio dibattito su un tema talmente caldo, guardiamo insieme questa scheda riepilogativa. Il discusso piano di riordino ospedaliero, l'emergenza posti letto, la carenza di personale sanitario. Sono tante le criticità che la sanità pubblica pugliese sta vivendo. Da Taranto a Brindisi, da Bari a Foggia, da Andria a Barletta. Negli ultimi mesi sono state registrate nei presidi ospedalieri della regione una serie di situazioni allarmanti, dai reparti sovraffollati all'emergenza posti letto e alla conseguente sospensione dei ricoveri programmati. Dalla carenza di sangue che ha determinato la sospensione di tutti gli interventi chirurgici negli ospedali di Bari, del Bonomo di Andria e in altri presidi pugliesi, alla nota mancanza del personale sanitario. Una situazione già preoccupante, resa maggiormente problematica dall'incombenza del picco del virus influenzale che ha attanagliato la nostra regione. Per far fronte all'emergenza, a lanciare un appello nei giorni scorsi è stato lo stesso governatore della Puglia, Michele Emiliano, che ha denunciato la carenza di sangue quale consuetudine del periodo post-festivo e soprattutto post-influenzale, invitando allo stesso tempo i pugliesi a donare il sangue per salvare vite umane. La carenza di sangue è dunque un'emergenza che si va ad aggiungere alle tante difficoltà già segnalate dai pazienti pugliesi. Molteplici problematicità, numerose sfide da affrontare dalla sanità pugliese per cercare di garantire ai cittadini il sacrosanto diritto alla salute. Grazie ovviamente alla collega Antonella Basile per questo sunto molto esplicativo di quello che sarà questo tema di oggi. Insomma, iniziamo dal diritto alla salute. Consigliere Ventola, è rispettato oggi in Puglia questo diritto alla salute, secondo lei? Ma se guardiamo i livelli essenziali assistenziali, nonostante l'ultimo rapporto che è stato notificato in Regione Puglia qualche giorno fa, ci dice che la situazione è migliorata negli ultimi 3 anni rispetto agli anni precedenti, questo sì. Però il problema è che partevamo già da una situazione che era allarmante, ragion per cui i lievi miglioramenti che ci sono stati al cittadino sono impercettibili. Cioè, se guardiamo ad alcuni numeri probabilmente sì, ma se facciamo un'inversione di rotta, nel senso abbiamo una prospettiva diversa sulle questioni sanitarie, la guardiamo dal punto di vista del cittadino, oggi non c'è, la dico in maniera molto semplicistica, un modus operandi. Uno sta male, che cosa accade? Non si sa. Chiama il 118, dopodiché, da quel momento in poi. Da quel momento in poi non c'è un qualcosa di ben predefinito, e questo oramai dura già da troppi anni, purtroppo. Sono 13, 14, 15 anni che non facciamo altro che parlare di riordino, poi rientro, riordino, riorganizzazione, riordino, ma di fatto abbiamo assistito solo a tagli e sinceramente senza che il livello essenziale sia migliorato. Apro e chiusa parentesi, considerato le eccellenze che abbiamo poi che lavorano in ospedale, perché nel nostro sistema sanitario ci sono professionalità indiscusse, molte le abbiamo perse perché quando uno bravo non ha delle prospettive è chiaro che cerca di andare in strutture che magari gli garantiscono un maggiore successo o addirittura verso il privato. Ma nonostante questo funziona la sanità in Puglia, per quel che funziona, perché ci sono anche tanti lati positivi, grazie alle persone che ci lavorano, che molto spesso vanno al di là
delle proprie competenze. Se uno dovesse ascoltare o come dire, seguire pedissequamente ciò che prevede un protocollo di intervento quando si arriva a pronto soccorso, probabilmente non dovrebbero nemmeno accettarli per le condizioni date in alcune realtà della nostra. Come diceva lei, ci ritroviamo sempre a parlare delle stesse tematiche, delle stesse problematiche. Lunghe liste d'attesa continuano ad esserci, mancanza di posti letto ci sono tuttora, disagi di servizi ci sono. Quello che vorrei provare a chiedere, lo faccio con il presidente dell'Ordine dei Medici della BAT, in questo può incidere ora anche il piano di riordino ospedaliero previsto, non ancora entrato in vigore, ma gli effetti si sono da subito sentiti? Certo che sì, gli effetti si sono sentiti da subito, li abbiamo sentiti tutti quanti, li hanno sentiti i cittadini in primis, l'hanno sentito anche gli operatori sanitari. I cittadini perché si sono visti privare di punti di riferimento che erano abituati ad avere nel passato, e bisogna anche essere onesti, talvolta non a piena ragione, perché oramai le aspettative e l'offerta sanitaria non può essere giudicata alla pari di quello che era quando è nato il Sistema Sanitario Nazionale del 1978. Le cose sono cambiate e sono cambiate, ripeto ancora una volta, sia le aspettative dei cittadini ma anche l'offerta sanitaria. È chiaro quindi che il piano di rientro ci ha messo di fronte ad una realtà che prima non conoscevamo. Per la prima volta ci siamo chiesti, ci siamo domandati e abbiamo dovuto accettare l'idea che talune prestazioni avevano un costo e potevano essere erogate o non erogate in relazione alle risorse finanziarie che erano disponibili. E quindi è cambiato il mondo, e quindi è cambiato tutto. Ed è cambiato lasciando uno strascico, come si diceva poc'anzi, che dal nostro punto di vista, dal punto di vista degli operatori della sanità, ci ha messo in grossissima difficoltà. Allora io penso alle assunzioni che non vengono fatte da anni, ma penso anche all'elemento contrattuale. I contratti dei medici sono fermi al 2005, una cosa io credo unica nel mondo occidentale. E soprattutto non venne assunto personale nuovo, non c'è quindi un ricambio neanche generazionale, quindi con l'immissione di risorse nuove nel sistema sanitario, e questo chiaramente crea una serie di difficoltà. E voglio citare quella, come dire, che maggiormente ci preoccupa come medici, il burnout, cioè il dover affrontare una mole di impegni e di fatica maggiore rispetto al recente passato, con minore risorse e economiche e strutturali e soprattutto con minore risorse di personale. Ma io mi chiedo, ma come mai possibile che ragionevolmente si possa pensare che una mole di lavoro maggiore possa essere risolta da minori uomini? È chiaro che questo porta ad una serie di conseguenze che a mio avviso sono gravissime, compreso il livello di conflittualità che si verifica nelle strutture sanitarie, e qui mi riferisco al tema della sicurezza delle strutture sanitarie. Ne parleremo infatti più avanti di questo, appunto. E allora avremo modo di parlare di questo, ma io voglio sottolineare questo aspetto, lo ribadisco ancora una volta. Ci troviamo di fronte ad una realtà diversa che va realizzata con strumenti diversi, e la sanità va riaffidata alla competenza dei medici e va svincolata da una logica economicistica che non si attanaglia per niente alle logiche sanitarie. O la salute è un principio costituzionalmente riconosciuto e salvaguardato e necessita delle risorse necessarie per poterlo garantire, oppure parliamo d'altro, oppure trasferiamo le competenze sanitarie al MEF, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e diteci con quali soldi volete la salute dei cittadini. Un altro ruolo fondamentale assolutamente nei presidi ospedalieri è quello appunto degli infermieri, e anche qui carenza di organico che insomma, crea non poche difficoltà, non poche problematiche. Partendo dalla BAT, arrivando a Bari, la situazione è identica in tutta la Puglia. Quali le principali emergenze?
Sì, ma intanto mi permetto di osservare che il problema non è un problema esclusivamente di carenza, il problema è anche un problema organizzativo. Se dovessimo leggere i dati che emergono dalla lettura di contesto che in quest'ultimo periodo ha presentato e ha prospettato l'Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese, addirittura le vado a confermare che il numero complessivo di infermieri impegnati all'interno del sistema sanitario pugliese è superiore agli standard che sono previsti per il modello organizzativo di riferimento. Cosa significa? Significa che non solo per certi versi rispetto all'attuale livello organizzativo del sistema sono pochi, nel senso che sono comunque collocati in maniera non come dire, equilibrata rispetto al contesto di riferimento. Cioè noi dobbiamo, e da tempo che lo chiediamo in maniera concreta, a fronte di un minore disponibilità economica, a fronte di una diminuzione significativa di forza lavoro, a fronte dell'impellente necessità di dover comunque garantire a tutti i costi al cittadino un livello di cura soddisfacente, nel caso non ci sono le risorse, quantomeno le risorse disponibili le si mettono nella condizione di dover operare concretamente e ovviamente utilizzandoli al meglio delle proprie competenze. Non possiamo, ad esempio, faccio un esempio ma ne posso fare quanti se ne vogliono, non possiamo permettere che in fase applicativa del piano di riordino della rete ospedaliera si dismette una unità di cura ospedaliera e il personale rimane in quell'ambiente giusto per fare numero. C'è la necessità di doverlo ricollocare semmai in una struttura che è stata potenziata o che comunque è stata arricchita di servizi. Faccio un esempio su tutti. È stato ad esempio lanciato mediaticamente l'avvio in Puglia del progetto STEN. Il progetto STEN è un progetto che si rivolge alle mamme che hanno delle difficoltà di dover partorire il bambino sano e quindi è un mettere in rete le competenze che sono all'interno di una struttura e fare in modo che ci sia un trasporto eventuale di necessità cliniche legate alla nascita di un bambino e farlo nascere in sicurezza. È un progetto che è stato emanato a livello ministeriale, noi siamo una regione che nel tempo non lo ha adottato e che tra l'altro rientra nei livelli essenziali di assistenza, bene, è stato dato il lancio che il servizio va fatto funzionare, ma senza personale, cioè nel senso che avevano preventivato che fossero necessari per la neonatologia del policlinico 10 unità infermieristiche in più di quelle in organico, il servizio è partito con un'enfasi mediatica e di copertura, ma non è stato assunto il personale, né tantomeno è stato posto in essere una mobilità di personale finalizzato a dare sicurezza e garanzia a questo servizio. Ecco, tra questo, l'altro quello degli infermieri forse è diventato un vero e proprio ordine di recente, quindi ha una valenza assolutamente, esatto, una voce, come dicevamo, assolutamente autorevole in tal senso. Esatto, gli infermieri oggi sono diventati ordine, quindi hanno questa prospettiva di crescita che li proietta in questa nuova sanità, insomma, di cui si parlava, un sistema sanitario regionale definanziato che va sempre verso tagli dei servizi e il ruolo infermieristico in questa nuova riorganizzazione vorrebbe e ha tutte le carte in regola per poter essere protagonista appunto di questa nuova sanità. Appunto io vorrei soffermarmi su alcuni dati che sono emblematici di questo periodo storico. Ci sono circa 2200 posti letti tagliati negli anni 2010-2012, quindi nell'arco di un triennio, che ovviamente hanno causato e causano delle difficoltà anche dei cittadini a doversi mettersi in contatto con la sanità, cioè questa difficoltà dei cittadini noi la percepiamo da infermieri, perché il cittadino è confuso, non sa a chi rivolgersi, per cui oggi la abbiamo la prima persona tra l'altro è proprio l'infermiere, esatto, prima di incontrare, esatto, ancora prima il medico. Noi come ordine abbiamo necessità di avviare questa fase di riorganizzazione
vaccinazione, proponendo appunto dei sistemi alternativi e avanzati in cui appunto il professionista infermiere, con la sua competenza, come diceva il collega dell'Ordine dei Medici, deve dare quelle risposte, mettere al centro il cittadino per quelli che sono i suoi bisogni di salute. Per cui oggi abbiamo tante problematiche che si sviluppano nella rete ospedaliera, che ovviamente derivano da questi tagli, diciamo, lineari che sono avvenuti in sanità e che ovviamente provocano ad esempio il sovraffollamento del pronto soccorso. Quindi abbiamo necessità di informare i nostri cittadini dove rivolgersi, perché ad esempio sulla rete territoriale 118 molti cittadini si rivolgono anche impropriamente. Quindi la figura che noi come ordine ci sentiamo di suggerire, di sviluppare ancora maggiormente, è la figura del care management, quindi una figura importante all'interno della sanità pugliese che fa da ponte tra rete ospedaliera e rete territoriale. Una quindi, sorta di mediazione prima sì, di arrivare. Sì, è un infermiere che prende in carico i bisogni di salute del cittadino, la cronicità, quindi riesce a, appunto a fare da collegamento tra i bisogni di salute del cittadino e appunto la rete ospedaliera. Quindi questo evita anche nelle regioni che prima di noi, più lungimiranti, hanno approvato e hanno... È un progetto che la Puglia aveva già licenziato, anzi sì. È stato anche deliberato, che è stato anche attuato, finanziato per è stato anche finanziato a livello comunitario ed è stato definito come uno dei progetti, come dire, di riferimento in termini di qualità, che metteva proprio e creava i ponti tra il territorio e la rete. Il problema è che è sulla carta purtroppo a decollare questo modello, per cui noi siamo qui oggi a chiedere alle istituzioni regionali appunto i motivi di questo rallentamento, di questa mancata attivazione della figura del care management. In tutto questo a pesare è il limbo del piano di riordino, lo dicevamo, questo piano di riordino quasi calato dall'alto, non ancora discusso, bocciato in commissione, non discusso in consiglio regionale. Mi viene logico chiedere cos'è questo piano di riordino e che poi chi l'ha realizzato? Ma diciamo all'ennesimo piano di riordino sono stati realizzati... Tra l'altro, mi perdoni consigliere, tra l'altro nell'intervista che ci ha anteceduto quella del presidente Emiliano, Emiliano alla fine non ha fatto altro che dire: io ho portato a compimento un progetto già avviato dai predecessori Fitto e Nichi Vendola, io ho soltanto terminato l'opera. Diciamo, vabbè, evito di polemizzare o soprattutto di replicare a chi diciamo è assente. Non abbiamo provato fatto, anche a contattare fare. La maggioranza, la maggioranza era impegnata e non ha potuto prendere parte a questo, questa discussione sul piano io parlo per le cose che conosco, per le diverse esperienze amministrative che ho avuto il piacere e l'onore di come dire, ricoprire in questi anni. Da sindaco ho visto il piano di riordino di Fitto, che aveva una classificazione diversa, ospedaliera, che rispondeva a quelle che erano le normative degli anni 2000, con un riparto dannoso per la Puglia, che veniva fuori dal famoso decreto 50, che classificava in maniera diversa alcuni indici, per cui ci siamo ritrovati nella situazione in cui magari una regione come l'Emilia Romagna, pur avendo più o meno la stessa densità abitativa nostra, ha potuto come dire, ottenere nel riparto nazionale più risorse rispetto a quelle pugliesi, e quello è il peccato originale. Decreto che non è stato mai modificato se non con il 70 di Balduzzi, che però riprende fedelmente quello che era quello precedente, anzi lo, come dire, dal nostro punto di vista lo è ancora più critico rispetto a quello che è il costo, famoso costo storico, di là si partiva. Ho visto quel piano di Fitto, per la verità, da un punto di vista politico, approvato in consiglio regionale, perché all'epoca il presidente della regione andò e si fece approvare dal Consiglio regionale e poi girò per tutti i territori, mettendoci la faccia, a spiegare perché alcuni ospedali venivano, alcuni reparti
venivano chiusi a vantaggio di altri e si cominciò a parlare della cosiddetta medicina territoriale. È un piano di riordino che fu bocciato dai cittadini pugliesi, se è vero come è vero che in quella elezione Fitto non fu riconfermato proprio per i motivi della sanità. In quegli anni chi invece peronava altre cause, o meglio proponeva una Puglia migliore, era quello lo slogan, quindi sanità per tutti, reparti da tutte le parti, ospedali da tutte le parti, file d'attesa saranno tagliate, e questo non è accaduto. Per cui abbiamo avuto per 5 anni dove veniva promesso tutto a tutti, non si è intervenuto per la verità. C'è stata una moltiplicazione di dirigenti, di distretti, di molto supporto amministrativo, tecnico nella sanità del primo Vendola. E nel marzo, in piena campagna elettorale, fu approvata una delibera di giunta che di fatto impegnava la giunta regionale ad un piano di rientro entro la fine dell'anno. Ma eravamo in piena campagna elettorale, a qualche giorno dalle elezioni, fu approvata il giovedì e la domenica si votava e nessuno sapeva nulla. Che cosa diceva quella delibera? Che entro la fine dell'anno 18 ospedali dovevano chiudere. E noi nel 2010 abbiamo visto 18 ospedali pugliesi chiudere, non riconvertire, chiudere. Sembrava che tutto fosse finito, invece no, a distanza di 2 anni, nel 2012, a giugno del 2012, quindi poco più di 2 anni, l'ennesimo piano di riordino, e a quei 18 si sono aggiunti altri ospedali. Nel territorio nostro, per esempio, Canosa, Spinazzola, Minervino, già nel primo piano, dopo 2 mesi, anche, dopo 2 anni, anche Canosa e Trani. Delle due l'una, cioè se il primo piano di riordino sulla carta dimostrava che funzionava, non è che ogni 2 anni si fa un piano di riordino, cioè deve avere una programmazione. Tra l'altro diverse invece, sono state le manifestazioni di protesta. In posso senso, dire, no? C'è stata dal mio punto di vista molta superficialità. In sanità più che negli altri settori, tenendo al centro quello che è la migliore condizione di offerta di salute che io posso dare a condizioni date, devo avere il coraggio di decidere. E prima di chiudere, perché non tutto si può, come diceva bene il presidente dell'Ordine, il dottor Del Vecchio, non è più la sanità di tanti anni fa, fortunatamente le cose migliorano, però si ha bisogno, proprio perché c'è una carenza di fiducia nelle istituzioni, nei politici in generale, di dimostrare. Per cui io chiudo nel momento in cui quel servizio che ti erogavo, seppur in maniera non corretta, diciamo non ottimale, è garantito in maniera ottimale. Invece ci sono state solamente chiusure senza che quel servizio sia stato. In questi giorni, tra l'altro, oggi stata... chiudo solamente, sì, per non eludere la domanda. Emiliano non può dire che porta avanti un percorso già avviato, poi a seconda dei luoghi in cui si trova, cioè magari alla sua domanda ha risposto così, in altri contesti dice altro. Qualche giorno fa in consiglio si pavoneggiava perché i livelli essenziali assistenziali, come dicevano prima, sembrano che siano migliorati. Delle due l'una, cioè bisogna avere il coraggio delle proprie azioni e portare a termine le cose nelle quali si crede. Quando si fa un atto deliberativo è perché si presuppone ci sia stato uno studio a monte, ci sia una decisione politica e poi deve essere attuata. Abbiamo sentito di delibere, di progetti approvati, finanziati, che stanno fermi lì. È chiaro che la gente è diffidente. Se nel piano mi dice che entro il 30 giugno l'ospedale di Canosa, per esempio, come tanti altri, deve diventare post acuzie, e siamo a gennaio del 2018, quindi fra 5 mesi, se viene a Canosa lei non vede nulla, anzi reparti chiusi, proprio quello le volevo chiedere, qual era la situazione attuale? Nessun cantiere in corso. Allora perché scrivere delle cose? Per dimostrare da qualche altra parte a livello ministeriale che siano le carte a posto? In sanità, prima che le carte, bisogna mettersi in condizione di dare il meglio possibile. Poi tutto è migliorabile grazie alla tecnologia, grazie alle professionalità che aumentano e a quant'altro. Dopodiché però bisogna avere il coraggio, come dire, delle proprie azioni. Tra l'altro dicevamo, in questi giorni c'è stata una vera emergenza in ospedali come quelli di Barletta, che hanno visto tanti ricoveri programmati saltare per emergenze come l'influenza. Cosa si risponde in questi casi alla gente? Beh, si risponde come... Si fa una telefonata dicendo devi aspettare ancora per quell'operazione X piuttosto che per quel ricovero. Poi, diciamo, la responsabilità è del medico come dell'infermiere, insomma. Certamente sì, ma io non mi allarmo per episodi di questo genere perché sono già accaduti nel passato, accadono oggi e
presumibilmente accadranno anche nel futuro. Sono situazioni contingenti, beh, è ovvio, siamo in una situazione epidemiologica di picco, con una influenza che ha manifestato un'aggressività e una diffusibilità che gli esperti stessi non prevedevano. Oltretutto, il vaccino che abbiamo somministrato ai cittadini non copre tutti i ceppi virali che stanno circolando in questo momento. Sono stati già individuati due ceppi virali che non sono coperti dal vaccino, e questo ha creato una situazione d'allarme. Ma non è l'emergenza che ci deve preoccupare. Dovrebbe essere l'ordinarietà. L'emergenza è emergenza. È evidente che gli ospedali saranno iperaffollati di richieste anche improprie, non c'è dubbio su questo, ma io lo ritengo, come dire, fisiologico per il contesto in cui ci muoviamo. Sono ben altre le cose di cui dobbiamo occuparci oggi. È evidente che gli ospedali dovranno programmare diversamente la loro attività, perché ci sarà un'affluenza di una tipologia di malattia che andrà affrontato per quello che è. Ma ci auguriamo tutti che entro febbraio questa emergenza finisca e che la curva epidemiologica influenzale si abbassi. Così succederà. Ci auguriamo anche che i posti letto così non siano poi così esigui. Preoccupiamoci della programmazione sanitaria, come è stato detto. Preoccupiamoci della qualità degli ospedali, preoccupiamoci della professionalità degli operatori, preoccupiamoci di dare i migliori servizi possibili per evitare, per esempio, il passivo anche economico, per non parlare del disagio sociale e umano, della migrazione sanitaria. Allora, il Piano Sanitario Nazionale stabilisce delle quote economiche aggiuntive, per esempio, per l'utilizzo dei farmaci innovativi in oncologia o farmaci innovativi in generale. Ma dove andranno quei soldi se non attirati da quelle strutture che operano al massimo? Allora questo vuol dire che investire nella professionalità paga. Paga anche nel momento in cui lo Stato ti mette a disposizione risorse maggiori per meglio operare. Capiamo tutti allora che la direzione è quella. Ecco perché prima parlavo che i medici devono riappropriarsi della propria professione. Perché se rincorriamo la politica siamo perdenti. Noi alla politica dobbiamo dire che noi siamo capaci di fare, e siamo capaci di fare nell'interesse dei cittadini. Sono loro che devono rincorrere noi e metterci nelle condizioni di poter operare al meglio. Altrimenti la partita è chiusa, ma non è chiusa per i medici o per gli infermieri. La partita è chiusa per i cittadini. Perché non parliamo di beni e servizi? Perché non parliamo di risparmio? Perché non parliamo di aree amministrative ipertrofiche? La blocco per una breve pausa. Torniamo subito dopo e continuiamo a parlare di questo.